Tutti bentornati, oggi nuovo video, sempre mi preparo con voi. Queste sono tipologie di video che faccio di più perché solitamente quando mi devo preparare ho 10 minuti di tempo, allora ne approfitto e sono anche i video che guardo più spesso anche su YouTube. Faccio una base leggera perché non mi va tanto di andare a mettere fondotinta o qualcosa di più pesante, quindi parto con il primer, sempre Bio Primer di Neve Cosmetics. E questa volta utilizzo un pochino di illuminante, questo qui della Mulac, nella tonalità Oh My Gold. Proprio poco perché è davvero super pigmentato. Oggi utilizzo questo qui della NYX nella tonalità medium. Lavorare con le dita. Questo è leggermente più pastoso come correttore, quindi va scaldato bene. Poi correttore illuminante, uso questo qui della Maybelline, lo applico e poi lo faccio asciugare. Applico la base occhi, la solita Soft Ochre della MAC che sta per terminare. Mentre asciugo ancora il correttore, faccio le sopracciglia. La base la faccio dopo perché utilizzo il fondotinta compatto. Utilizzo le brow gel della Essence e poi vado a scolire leggermente con questo ombretto in crema della Pupa. Che si è già seccato questo prodotto. Non credo che lo riacquisterò perché non ho fatto in tempo ad acquistarlo, che è già secco. Passo al Pupa Vap. Questo in teoria è un ombretto, però ce l'ho da molto più tempo ed è molto meno secco rispetto a quello lì della Essence. Però mi piace da utilizzare sulle sopracciglia. Anche se magari non è la tonalità più giusta per me. Fisso tutto col mascara della Essence. Con questo pennellino sfumo il correttore. Fisso il correttore con questa palettina della Hourglass, prendo la cipria più chiara, giallina, che serve per appunto andare a fissare il contorno occhi ed illuminare. Utilizzo questo pennellino bellissimo, cicciotto della Real Techniques. Passiamo al viso, applico la cipria, prima la cipria compatta di Defa. Mi sta piacendo molto perché è proprio sottile come cipria e non segna assolutamente. Io quando utilizzo un fondotinta compatto applico prima la cipria, in modo che si vada a stendere bene sul viso senza fare chiazze, ma proprio un velo. Passo al fondotinta compatto, sempre di Defa, nella tonalità più chiara 001, che è leggermente giallino. Riprendo la palettina della Hourglass e prendo il loro bronzer, questo qui, che dà un leggero colorito al viso, non è terra da contouring, è calda. Blush invece utilizzo questo qui della Defa, Sea of Love 003, molto naturale, mi sta piacendo un sacco. A differenza della cipria e del fondotinta è più polveroso, però mi piace, lo prelevo con questo. Per gli occhi mi è venuta voglia di utilizzare la palettina della Nabla,
che è davvero molto bella, dai toni molto naturali, e mi aiuto un po' con la Naked, mi aiuto con la Naked Basic per applicare il color panna. Partiamo con l'applicare un po' di Stark su tutta la palpebra. Di applicazione, questo qui della Zoeva è il 234, prelevo Lullaby sulla palpebra mobile. Pennello da sfumatura, questo qui della Kiko è il numero 56, sfumo leggermente. Questo pennellino sempre da sfumatura che è il 227 della Zoeva, prelevo Cover, che è una tonalità fredda marrone, e lo vado a sfumare sulla piega. Prelevo Cover insieme a Frisk. Prendo il pennello da sfumatura e sfumo ancora un po'. Vado ad applicare nella rima ciliare inferiore, sempre Frisk e Cover. Sull'angolo esterno per scurire leggermente, riprendo la palettina della Nabla e applico Dogma. D'applicazione, riprendo ancora la Nabla e applico questo qui per illuminare leggermente al centro della palpebra. Leggermente l'angolo interno con Immaculate. Sotto l'arcata sopraccigliare prendo la Naked Basic e prendo il primo colore, quello leggermente più satinato e più delicato rispetto a Immaculate, e lo vado ad applicare qui sotto con questo pennellino qua. Pulisco leggermente qua gli angoli e riprendo il correttore, ne applico proprio un pizzichino. Poi prendo il pennellino o anche un pennellino da correttore, va bene anche questo qui, e sfumo. Prendo un pennello da sfumatura e vado a sfumare i bordi in modo che non siano netti, perché non mi piace avere la riga netta. Il mascara. Questo qui della Deborah, che da solo bava, quindi non posso usarlo da solo, lo utilizzo insieme a questo top coat della Kiko che dà tantissimo volume. Li metto e poi torno. Ecco, mascara applicato, metto gli occhiali, sulle labbra vado ad applicare questo gloss della Clarins, che mi dà un po' di idratazione e un po' di colore. Molto naturale. Basta, il trucco è terminato. Questo è il trucco di oggi. Io spero che il video vi sia piaciuto. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Ci vediamo alla prossima. Ciao!